Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono RatorXMentre e oggi siamo tornati su The Wardrobe. Prima di partire chiedo scusa di aver finito l'episodio in un momento così brutto. Giuro che non l'ho fatto apposta, veramente. No, comunque, scherzi a parte, ragazzi, l'ultimo episodio l'ho finito in un momento così brutto che vi giuro che è capitato così. Perché in pratica avevo mezz'ora per registrarlo e ci stavo già da un'ora circa. E perciò lo so che potevo scegliere un momento migliore, però scusatemi, potevo farlo anche durare 5 minuti l'ultimo episodio, eppure ho deciso di farlo durare un po' di più. Comunque vada, adesso è arrivato il momento tanto atteso. Infatti faremo finalmente esplodere questa stanza, o più che altro soltanto 30 secondi, diciamo, dovrebbero bastare. Ecco, la nostra cassaforte. Adesso Skinny scappa per favore, perché dobbiamo finire questo gioco, maledizione. Spero veramente che entro questo episodio ce la faremo, perché non so, dovresti scappare. Non è che dovresti stare là. Ma non si è sentito neanche niente. Cioè potevano anche... Forse ho esagerato con la polvere da sparo. Esatto. Vabbè, vediamo un pochetto che cosa ci sta dentro a questa cassaforte. Forza Skinny, fammi vedere che cosa ci sta di carino. Banconote, ok. Sto vedendo un playbook, ma non so di che cosa sia. Vabbè, ho capito. A questo punto abbiamo le banconote, ragazzi. E mi avete detto che queste banconote, ovviamente l'ho detto anche nell'episodio precedente, dovevamo andarle a mettere dentro al calderone. Quindi il calderone sta qua, giusto? Allora, mettiamo queste calderone... mettiamo queste banconote qua. E... vediamo, fatto, perfetto. Adesso dovremmo in teoria tornare indietro nel tempo, giusto? Vai, avvia viaggio nel tempo. In teoria prima ci stavano le mele e i semi di mela, mentre adesso è scomparso del tutto il calderone. Ma che cavolo. Mi sa che ho fatto qualcosa, ragazzi. Mi sa che dovevo... Ah, perché ho messo la data sbagliata, mi sa. 1981. Ok, andiamo a mettere la data 1981. 1981. Perfetto. Partiamo? Posso? No, non ho messo invio, maledizione. Ma che palle, perché devo perdere tempo? Invio. Oh, 1981 finalmente. Aspettate, in teoria se va indietro ci dà le monete? Oh, ci sta un tizio intanto. Ma che cavolo, ragazzo sconsolato. Aspettate, prima di prendere le cose, e poi sto vedendo degli executor così a caso. Ma prima di questo parliamo con il ragazzo. Vediamo un pochetto cosa fa di interessante. Non sembra affatto che se la passi granché bene. Ma perché? Che cosa hai fatto? Fammi capire. Come mai quell'aria triste? Tutti i miei coetanei hanno i capelli lunghi e cotonati, e io invece li ho praticamente persi. Beh, in effetti perdere i capelli negli anni 80 è forse... È quello che volevo dire, ragazzi! È letteralmente quello che volevo dire! Vabbè, dai, controlliamo un pochetto che cosa ci sta all'interno del calderone. È finito nel 1981, a quanto pare. Ok, prendiamo... È rimasto ben poco con cui giocare. No, ok, quindi mi sa che possiamo soltanto prendere le cose. Esatto! E ci sono le monete, ci sono i penny. E quindi ora questi penny dovremmo essere capaci di usarli per la cosa. Aspettate, fatemi vedere. Perché mi ricordo che ci stava un'agenzia di traslochi nel libro con tutti i numeri di telefono che si trovavano nella casa dove si faceva il festone. Adesso controlliamo letteralmente al volo, forza. Ah, e a proposito, mi avete detto di fare un'altra cosa, ovvero di unire l'assenzio con i residui di plutonio liquido. Che cosa ho fatto? Assenzio corretto. E cosa ci dovrei fare con questa cosa, però, sinceramente, non ho capito. Magari se diamo dell'assenzio corretto ad una rana, non so cosa ne potrebbe uscire. Sei comunque consapevole del fatto che questa richiesta non mamma senso, mia, vero? Skinny, quanto rompi le palle, però, non saprei, ragazzi, sto cercando più o meno tutto quel che potremmo fare adesso, però non so, sto facendo veramente tutto con tutto. Aspettate, ma se andiamo qua, qua ci sta ancora qualcosa... Oh, è vero, ci stava il pittore che faceva qualcosa. Se ti do a te dell'assenzio, magari può funzionare? Credo che quelle ferite gli brucino già abbastanza. No! Così. Cosa? Le bende! Non le bende a lui! Un infermiere. Ma perché no? Potrebbe funzionare, in effetti. Prendi il barattolo, magari. Mi ero dimenticato di precisare che non l'avrei raccolto in ogni caso. Oddio, che cagò! No, 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 perché adesso voi dovete sapere che in teoria gli jalapeño, come cavolo si legge questa cosa, non lo so. Comunque dovrebbero essere tipo i peperoncini più piccanti al mondo. Visto che prima diceva che non era abbastanza piccante, ora l'abbiamo reso verde in teoria, quindi è più piccante, tra virgolette. Adesso me lo fai correggere con l'assenzio, perché è diventato rosso? Concentrato di capsaicina. Cosa diamine è questa di roba? Il capsaicina all'interno è over 9000. Va bene, domani ho capito. Quindi in teoria questo qui dove lo dobbiamo...
Aspettate, questo lo possiamo mettere dentro alla vasca adesso con il tizio che si lava? Perché ormai è l'unica cosa che possiamo fare, ragazzi. Lui è l'unico tizio che ci è rimasto da fare nel gioco. Cioè, non è che io sono così brillante da pensare che potrebbe funzionare. Adesso aspettate, perché può essere che non funziona. Allora, vediamo un pochetto. Concentrato di questa roba usare qua. Tutto con tutto non funzionerà in questa avventura. No, eh? Aspettate, però lui mette le cose nei sali. Se mettiamo le cose tempismo nei sali. Perfetto. E che cavolo, non è colpa mia che questo tizio qua si rialza ogni volta. Vai, sali. Messo. Benissimo. Qualcosa che abbiamo. Mi dispiace, maledizione. Cioè, io ve lo ripeto, in generale non ci sarei mai arrivato di mio. Però ormai è l'unica cosa da fare, suppongo, in questo gioco rimasta. Perché se non sbaglio dobbiamo ancora imballare l'armadio e chiamare la ditta. Là ci stava il libro con tutti quanti i numeri di telefono. Perciò, allora, svuotiamo il tutto. Fatto? Sì, perfetto. E adesso prendiamo il telone. Oh, finalmente. Mamma mia, quanto tempo che aspettavo questo momento. Allora, adesso il numero di telefono della ditta. Vediamo un pochetto qual è. Express Courier, era questa se non sbaglio, vero? 00845-8901. One on one hotline. Roccos. Ragazzi. Io ho una piccola prova, ce la farei. Are you the chosen one? 01 00 111. Che dite, provo anche qui? Vabbè, io sinceramente le provo un po' tutte. Andiamo nella nostra adorata cabina telefonica. Sapete cosa c'è? Prima di chiamare la ditta, stavo pensando di chiamare magari tutte le altre. Allora, qua so già che bisogna prima alzare la cornetta. Già l'ho fatto una volta. Allora, 80. Ah, prima devo mettere i soldi, mi sa. Oppure proviamo così. 6, 9, 6, 9. Ok. Ti risulta che le cabine telefoniche facciano beneficenza? Lo sapevo che l'avrebbe detto, ragazzi. Lo sapevo tantissimo. Ok, allora prendiamo la cornetta. Sganciamo i soldi, perché sennò qua rompono le palle. 8, 0, 6, 9, 6, 9. Ok. Ora che ci penso, il servizio è vietato ai minori, quindi riattaccherò. Fuck. No, 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 non lo fare. Avverto distintamente dai. Il profumo della tua sofferenza. Bastardo! 0-1. Mamma mia, spero di non sbagliare. 0-0-1-1-1. 0-0. Che poi, se non sbaglio, me l'avete consigliato anche voi di mettere questo, ora che ci penso. 0-0. Perché mi ricordo che qualcuno mi aveva scritto un numero con tanti zeri. 1-1. 0-1-2-3-4. Ok? Cosa? Svegliati, Neo. Matrix a te. Cosa? Segui il coniglio bianco. Cosa c'entra? Segui il coniglio bianco. Perché? La pillola blu di coso. Ora la prendiamo tipo subito. Morpheus, salve. Ho una sorpresina per te. Guarda, Viagra. Ho con me qualcosa che la renderà molto. Esatto. No. Che cos'è? Pillola rossa. Per farti un giro nel paese delle meraviglie e vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio. Cosa? Non sono del tutto convinto. Ma neanch'io. Che importanza ha il resto? Allora sì. Allora prendiamo subito. Subito, assolutamente. Ma l'ho mangiata veramente. Cosa sta succedendo? Ragazzi, abbiamo drogato Skinny. Giuro che non volevo. Cosa ho fatto? Che cavolo credo è? Di essere ancora in trip. Mi sa hai proprio di sì, comunque. Eh? Gusto fragola. Ehi, ciao. Chi sei tu? Benvenuto. Ah, ma è tipo Alice questa? Mi hai fatto venire un colpo. Sei venuto a farmi visita? La sua voce è stata doppiata troppo male, cosa comunque. Ci faccia qui? Nessuno che venga mai a farmi visita. Pensate sempre solo ai pazienti. Sì, ma decisamente male. Ma qualcuno che pensa alla povera Ambra? Cioè, non sta nel contesto di tutti gli altri. Che è Ambra? Non mi interessa. È neanche a me. Dei capelli. Avvincente. Bussa? Signori, salve. Cercavi me? No. Niente affatto. Posso raccontarti la mia giornata se vuoi. È molto interessante. No, grazie. Veramente non ne faccio cercando meno, di veramente. Tirare l'attenzione di quei tre là dentro, ma sembra che non mi sentano. Pensi solo ai pazienti. Cosa ti ho fatto di male? Esisti. Va bene, d'accordo. Addio. Signori, ragazzi, per favore. C'è Skinny. Oh, ehi, c'è Skinny. Sai il mio nome? Skinny. Ti ho creato io. Vuoi che non sappia il tuo nome? Oddio, non è per dire niente, ragazzi, ma il doppiaggio... Like the pussy and I like the trees.
Dove siamo di preciso? Dove siamo di preciso? Ti do il benvenuto nel nostro nuovo studio. Siamo impazziti tutti durante lo sviluppo di The Wardrobe. Ah, sì, è come pensavo, sono gli sviluppatori di The Wardrobe. Progetto. Ho un carattere difficile, è vero. Si sentono le voci a toni diversi. Skinny, su via. Sai benissimo di essere all'interno di un videogioco. Cosa pensavi di essere? Il frutto dell'amore di due pezzi di codice in C#? Ti avrò disegnato centinaia e centinaia di volte, altro che. No, ragazzi, veramente, la voce sua è troppo bassa. Non so perché. Non so per quale motivo, ma questa cosa un pochetto mi dà fastidio. Vabbè, sarò io, non saprei. Che altro state sviluppando adesso? Che altro state sviluppando adesso? Considera questo momento come una sorta di strana anomalia temporale. Ma infatti non siamo è ancora uscito. Lavoro su The Wardrobe, anche se in realtà è già uscito da un pezzo. Esatto. Non è che per caso state lavorando a un seguito in gran segreto? No. Ok, ok, non c'è Spoiler. Bisogno di scaldarsi. Ci sarà. Ci sarà per forza. Avrei da avanzare un paio di richieste? Visto che siete i miei creatori, vorrei avanzare un paio di richieste. Sentiamo. Ho sempre sognato di avere dei superpoteri. E se fossi in grado di volare? Non se ne parla. Troppe problematiche di game design correlate. Un braccio bionico? Farebbe pugni con l'anatomia del tuo personaggio. Una camicia hawaiana al posto della felpa? Diventerebbe troppo difficile gestire le tue pose statiche e animarti. E che ne dite di... Alt... Mi spiace, ma puoi esprimere solo 3 desideri. Ma i desideri si esauriscono solo dopo essere stati avverati. Esatto! Certo, ma io non sono il genio della lampada. Vabbè. Perché sono stato riportato in vita? Perché sono stato riportato in vita? Non sta a me dirtelo. Lascia che lo scopra il giocatore. Vabbè, come esco da qui a questo punto? Come faccio come a scoprirlo? Come faccio a uscire da qui? Ti basta tener chiusi gli occhi abbastanza a lungo. Ah, ok. E ricordati sempre che nessuno può vedere oltre le proprie scelte. Mi stai forse dicendo che sono l'artefice del mio destino? Dannazione, no! Sei in una maledetta avventura grafica. Va bene, abbiamo fatto? Ok, abbiamo fatto... Morpheus se n'è andato? Allora, vediamo un pochetto, chiamiamo il numero di quella agenzia là molto carina. Vediamo un pochetto qual era, 00... No, prima devo prendere ovviamente la cornetta. Mondial Casa ti aspetta, no, giuro che non mi hanno pagato. Allora... 0084 58901. Ok, fatto? Funziona? Salve, Corriere IP Espresso, come posso esserle utile? Buonasera, vorrei effettuare la spedizione di una cassa funebre in via Venerdì 13. Spese a carico del destinatario. Bello. Delle nostre condizioni generali di impacchettamento. Mi dica pure. Per evitare di riportare danni durante il trasporto, richiediamo di avvolgere l'oggetto con del materiale che ha tutti scagliurti. Mi sono dimenticato. Della plastica da imballaggio, ma può servirsi della soluzione che preferisce. Ok, sì, non c'è alcun problema. Faccio al volo, faccio al volo. Che l'involucro esterno del pacco sia assolutamente idrorepellente. Le potrà sembrare una richiesta un po' strana, tutto. Ma le faccio arrivare immediatamente il corriere per la sua spedizione. La ringraziamo per aver scelto fatto la tutto, nostra eh? Compagnia. Arrivederci. Mi raccomando. Ho tutto sicuramente, Allora, che cosa mi ha dato comunque? Ah, kit di imballaggio, buono. Allora, torniamo al volo letteralmente. Mettiamo il nostro kit di imballaggio. Armadio, fatto. Sto aspettando un corriere per portarvi all'armadio. Non è che potresti impacchettarmi all'interno con questo kit? Dai. Devo fare un bello scherzetto. Amico, sono sempre pronto a dare una mano per questo genere di cose. Come vorrei poter vedere la sua faccia. Non riesco a immaginare che spavento si prenderà. Neppure io, credimi. Guarda, basta che non si becca un infarto, perché sennò poi sono cavoli. Mamma mia, ancora non riesco a credere che siamo arrivati alla fine di questo gioco. Wow. Ecco lì. La madonna, ecco perché IP Express. Sì, mettiamoci come Dracula, ovviamente. Ok, ragazzi, è il momento della verità, suppongo. Ma perché questo tizio è vestito così strano? Vabbè, non lo so, non mi faccio dom... Cosa? È lui! Non è po... No, non è vero, non ci credo. Non può essere lui, veramente. Ma... Questa cosa non ha senso, ragazzi. Però non sono la stessa persona. Sono due persone diverse in questo momento, ragazzi. Ci stava un tizio con dei vesti... Lo Slenderman! Cosa? Cosa c'entra lo Slenderman adesso? Vabbè, abbiamo consegnato la nostra bara slash armadio. Apriamo il tutto. Mamma mia, ragazzi, è il momento della verità. Vediamo cosa succede.
Mo fa tipo sorpresa. Ecco. Io lo sapevo veramente. Ronald, svegliati. Ronald, per favore alza. Ok, sei ancora vivo, meno male. Ma questa Ronald, è casa di Ronald? Io, Skinny, davvero non mi riconosci? Ricordi, io e te insieme alla conquista del mondo continuavamo a ripeterci che eravamo destinati a grandi cose. Beh, in un certo senso è stato così. Anche se nessuno poteva immaginare tutto questo. Non potevi sapere della mia allergia? Non potevi sapere della mia allergia. Persino io non ero a conoscenza. In fin dei conti ci sono un sacco di vantaggi a essere morto. Ho un'infinità di tempo libero, posso mangiare tutto ciò che voglio senza dovermi preoccupare della linea. Sono persino immune all'elettricità, neppure fossi un supereroe. Ma Ronald, scusa, non parli tu? Il gatto ti ha mangiato la lingua o magari la lingua ti ha mangiato il gatto, fammi sapere. Mi dispiace che tu abbia sofferto tanto. So quanto è stata dura per te da quel giorno. Ma non hai nulla da rimproverarti, credimi. Io non ho nulla da rimproverarti. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a respirare. Ti sentivo soltanto urlare. Non fu difficile capire cosa stava per accadere. Ma incredibilmente, quella è l'ultima cosa che ricordo. Nessuna luce da seguire, nessuna esperienza extracorporea. Solo un grande nulla. Un po' deludente, non credi? Quando finalmente mi sono svegliato, era tutto buio. Ci misi un po' a realizzare di essere in un armadio. In questo armadio. Lo so, è davvero assurdo, ma è la verità. Sono stato riportato in vita e ora sono uno scheletro. Devi tornare a parlare? Comunque, ora che ci penso, ho fatto a costo di Ronald questa spedizione dell'armadio, cioè, capiamoci. Devi tornare a parlare. Se non dirai a qualcuno quello che è successo quel giorno, finirai per essere dannato in eterno. È per questo che sono qui. Ma perché aveva smesso di parlare? Ti voglio bene, Ronald. Skinny. No, carino questo film. Ah, mazza, si mettono a piangere entrambi. Skinny? Skinny, aspetta, non andare. Che cavolo? No. Ah, perché me l'aspettavo questa cosa? Finito così veramente il gioco? È carino come finale, ma è un po' triste il fatto che Skinny se n'è andato. Però mi sa che era questa la cosa che sarebbe dovuta succedere in effetti. Comunque, wow, siamo riusciti a completare un'altra serie. Incredibile, ragazzi, festeggiamo tutti quanti. Vediamo un pochetto, si può non penso che si possa skippare i titoli di coda. Questa festa è un vero mortorio. Ah, sì, quasi dimenticavo. Sei morto. E si è chiuso il gioco! Si è chiuso il gioco, ma che cavolo! Va bene, quindi a quanto pare questo è il finale del gioco. Ok, molto carino. Comunque vada, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!